Benvenuti in una nuova puntata di Ghost Hunters Torino. Sì, a grande richiesta siamo di nuovo qua, Ghost Hunters al completo, Domenico e Giovanni, eccoci qua. Perché oggi andiamo a visitare un posto famosissimo alle porte di Torino, conosciuto in tutta Italia, perché ci sono tante leggende, tante storie di spiriti, di presenze. Noi andremo a verificare di persona il Castello della Rotta. Sì, il Castello della Rotta. Ok, allora ci stiamo avvicinando al Castello della Rotta. Per raggiungerlo è poco fuori Torino, si oltrepassa Moncalieri, si va verso la strada di Villa Stellone. Il castello tra poco lo vedremo, è molto buio ma un po' di luci le troviamo, noi abbiamo portato la torcia, tutto l'occorrente. Questo è un castello molto antico, di origine medievale, per un periodo è stato anche amministrato dai Templari, infatti ci sono delle storie che dicono che all'interno del castello e sotto la terra, quindi seppelliti lì vicino, ci siano degli scheletri, dei corpi di cavalieri Templari. Tra le varie storie di fantasmi che abbiamo sentito ci sarebbero anche le apparizioni di un cavaliere proprio templare a cavallo, addirittura visto da qualche testimone. È molto famoso questo castello e è considerato uno dei più infestati d'Italia, anche perché c'è la diceria che verso la seconda settimana di giugno le entità spiritiche, le entità paranormali si rafforzino in maniera talmente forte, orde di fantasmi che attraversano le strade, cose del genere. Eccoci qua, è molto buio, quindi scusate se non si vede molto bene. Siamo arrivati sul posto, adesso ci addentriamo a piedi fino dove si può, perché potrebbe essere proprietà privata, e cerchiamo di farvi vedere il più possibile quello che riusciamo a vedere anche noi. Andiamo, Ghost Hunters. Allora, siamo in modalità notturna, quindi il video non è proprio idilliaco. Questo è il vialetto che porta al castello, che è laggiù, è completamente al buio. Andiamo a vedere se si vede qualcosa di più. Allora, ci stiamo avventurando e non abbiamo visto cartelli di divieto, quindi comunque è una strada sterrata. Il castello è proprio qui, ma dalla telecamera non si riesce ancora a vedere. Dobbiamo avvicinarci un po'. Ecco, con la torcia qualcosina si intravede. Naturalmente avremmo potuto venire di giorno, ma non ci sarebbe stato lo stesso effetto. Ok, questa è la facciata. Dome, vieni a vedere. C'è qualcosa di strano là. Allora, vediamo se riusciamo a identificare il simbolo dei Templari. Eccolo qua. Bravo, sullo stemma. Oh Cristo. Eccolo lì. Quello è esattamente quello che dicevo, un Templare. La croce templare. Non ci avviciniamo oltre perché mette un po' di angoscia, poi la suggestione qua al buio si fa vedere certe ombre tra le frasche, quindi poi non vogliamo arrecare disturbo né ai proprietari né a eventuali presenze. Comunque fa molta impressione, si sente l'energia. Abbiamo fatto una breve visita giusto per darvi l'idea di che cosa stiamo parlando. Molto suggestivo e si sente l'aria della storia proprio, no? Delle cose che sono capitate in questo posto. Ok, le impressioni, ragazzi, raccontate un po' che cosa avete sentito, Dome. Beh, è sempre un luogo molto particolare, affascinante. Provoca sempre un po' di subbuglio, diciamo, però ha sempre il suo perché. Sì. Come dicevi, è diventato un po' turistico perché hanno messo le bandiere, il pupazzo del Templare. Il Templare appeso. Però anche c'è l'orticello che prima non c'era. Esatto. È anche più curata, cioè una strada con il grano turco tirato giù per camminare. Prima dovevi passare quasi in mezzo al grano turco in alcuni punti. Sì, questo fa sì che l'effetto paura sia meno rispetto al passato. Anche l'orario secondo me è un'influenza, perché è un orario in cui ancora le macchine sfrecciano abbastanza, mentre venivamo in un orario in cui non girava nessuno, quindi ti concentravi esclusivamente sul rumore della natura. Parlando
esoterico, parrebbe che questo castello sia stato costruito proprio in mezzo alle a due linee sincroniche, si chiamano linee sincroniche, linee di energia, diciamo, che attraversano tutta la Terra. Proprio in questo punto ci sarebbero due linee che si incrociano e hanno costruito il castello proprio all'intersezione di queste due linee. Ciò favorirebbe l'apparizione di fenomeni extra normali o paranormali, comunque fuori dal nostro campo di realtà. Comunque è stata una bella esperienza ritornare qua, ma penso che la serata non finisce qui, perché forse adesso andiamo a fare una cappatina in un altro posto qui vicino, sempre un po' così stuzzichevole. Ci stiamo avvicinando a un altro posto che potrebbe essere interessante per i nostri scopi, sempre qui vicino, in un paese che si chiama Trofarello. Sappiamo che il cimitero, il Trofarello, è sempre aperto e in passato ci sono state testimonianze di incontri perlomeno ambigui. E quindi noi andiamo a dare un'occhiata. Vedi la differenza di rumore che ambientazione crea. Il silenzio che c'è, a differenza di prima con la strada. È molto più suggestivo qua. Normale. Niente, il cimitero è chiuso. Un bellissimo cimitero, peccato non lo possiamo vedere adesso. Fresco, non era una bella cosa. Con rimembranza. È attirato. Ci siamo un attimo spaventati perché mentre camminavamo abbiamo spaventato un uccello che ha fatto un rumore dell'altro mondo. Ok, beh, il mestiere del ghost hunter non è proprio semplice, nel senso che uno deve andare a visitare i posti e deve essere anche un po' predisposto, senza insultare o maltrattare il luogo e le energie del luogo. In questo caso il cimitero è un luogo di rispetto, noi lo rispettiamo. Lì c'è un altro ingresso ed è aperto. Se è aperto, sì. No. Siamo tornati, diciamo, dalla nostra breve visita al cimitero di Trofarello. C'era un cancello aperto perché era rotto, però poi abbiamo deciso di desistere e siamo tornati indietro perché la questione è anche di rispetto nei confronti di chi sta dormendo. Siamo tornati al punto di partenza. Bene, abbiamo visitato il castello della Rotta e abbiamo visitato il cimitero con i Ghost Hunters di Trofarello. Seguiteci, se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere nei commenti, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando, dateci dei consigli se ci volete in altri posti infestati del Piemonte. Alla prossima puntata. Cosa, ciao a tutti, saluto? Buonanotte. Buonanotte e buone botte. Benissimo. Ciao.